Francesco Granato, presidente di Feder Proprietà, organizzatrice di questo convegno sulle locazioni non abitative. Sì, si tratta di un'iniziativa assunta da Feder Proprietà, ma insieme a Camera di Commercio e tutte le organizzazioni di categoria della città di Catanzaro. E l'iniziativa è diretta a rimettere nel circuito, diciamo, di scambio tutto al patrimonio edilizio della città non abitativo, quindi sia negozi che uffici, che attualmente non è diciamo abbastanza commercializzato, in parte anche a causa dei prezzi elevati che i proprietari richiedono. Quindi abbiamo deciso di convenire su alcuni canoni che sono stati, diciamo, riconosciuti congrui. C'è una piattaforma alla quale tutti i proprietari potranno accedere, adesso sarà comunicata e spiegata, potranno inserire in questa piattaforma, diciamo, gli estremi dei propri immobili, la piattaforma calcolerà automaticamente quello che sarebbe il canone di mercato proposto da questo accordo volontario che abbiamo fatto fra categorie, e quindi una sorta di canone calmiere. I proprietari che aderiranno a quella ipotesi di canone vedranno pubblicato il loro immobile sulla piattaforma, che avrà quindi una maggiore possibilità di essere collocato sul mercato e quindi di essere dato in locazione. Noi pensiamo che da questo ci sia un primo ritorno ad una, diciamo così, adeguato utilizzo di tutti gli immobili attualmente sfitti. Chiaramente non è sufficiente, perché serve che diciamo, il tessuto economico cittadino riprenda ad essere, diciamo, mobile, e questo non dipende ovviamente solo dalle organizzazioni di categoria, ma ci sono le parti pubbliche, c'è il Comune di Catanzaro in primo piano, ma sappiamo che il Comune di Catanzaro è interessato perché ha già partecipato assieme a noi a varie iniziative e anche oggi interverrà in questa conferenza stampa.